Benvenuti sul canale, qui è Cross25. Allora ragazzi, oggi sono qui con una nuova recensione al tema Star Wars che sono sicuro che molti di voi aspettavano. A parte che avevo già iniziato a parlare di questa serie mesi fa, durante la sua release nel 2019. Però per evitare problemi, visto che non era ancora disponibile in Italia e volevo evitare che ci fossero dei problemi, allora ho preferito aspettare di parlarne più nel dettaglio, intendo. E quindi oggi sono qui per parlare di una serie del 2019, uscita però in Italia nel 2020 su Disney Plus, ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, ed è ovviamente The Mandalorian. Allora ragazzi, che dire di questa serie? Direi un piccolo capolavoro che trasuda proprio l'essenza di George Lucas, quella della trilogia originale, proprio da ogni frame. Insomma, questa serie secondo me è il più grande omaggio ai tempi moderni a George Lucas. Molti potrebbero dire che il più grande omaggio è stato Rogue One, su cui io però onestamente non concordo, perché Rogue One, perdonatemi, ma non mi è piaciuto, l'ho sempre detto, non mi ha fatto impazzire. Carino sì, raggiunge la sufficienza, ma Rogue One non mi è mai piaciuto veramente, l'ho trovato abbastanza noioso. Ma invece The Mandalorian penso che sia forse uno dei migliori prodotti usciti di Star Wars recentemente, fresco fresco assieme a Jedi Fallen Order e anche all'ascesa di Skywalker. Il primo, Jedi Fallen Order, mi è piaciuto, l'ho gradito, e invece l'ascesa di Skywalker, sapete come la penso. C'è la recensione sul canale che potete vedere, link in descrizione nei commenti. Ma soffermandoci su The Mandalorian, posso dire con assoluta certezza, dopo aver visto tutti quanti gli 8 episodi, ora disponibili nella loro interezza su Disney Plus Italia, che mi è piaciuto da impazzire, ma mi è piaciuto davvero, davvero molto. E adesso ci entreremo più nel dettaglio, parlando anche nella parte spoiler. Cioè, inizieremo fin da subito dalla parte spoiler, perché la serie è uscita, disponibile su Disney Plus. Se non l'avete ancora vista, potete fermare il video, andare a vedervi l'intera serie facendovi la maratona o guardandovi pezzo per pezzo, e poi potrete tornare qui e vedere la recensione più nel dettaglio. Ma ora, bando alle ciance, iniziamo subito con la recensione di oggi. Da dove cominciare? Vediamo un po'. Ci sarebbero parecchie cose da dire su questa serie. Io di solito non faccio recensioni di serie televisive o quant'altro, però nel caso di Star Wars e anche dell'MCU, che adesso inizieranno una loro linea di prodotti di serie televisive anche su Disney Plus o film che usciranno direttamente su Disney Plus, potrei farci un pensierino. Difatti vorrei fare questo esperimento sul canale recensendo la serie di The Mandalorian, che ho trovato fin dai primi episodi rivelarsi assolutamente spettacolare. Il primo episodio, se non sbaglio, è diretto da Jon Favreau, che è il regista di Iron Man 2, Il Libro della Giungla, Il Re Leone. E insomma, Jon Favreau è un artista, sa molto bene quali sono le immagini giuste, sa azzeccare quasi sempre la trama, eccetto in Iron Man 2, che non capisco perché abbia fatto un bordello del genere. Però, escluso Iron Man 2, Jon Favreau secondo me è un regista veramente coi contro. E ha avuto l'idea, grazie assieme a Dave Filoni, di creare questa serie spin-off che non avesse quasi nessun collegamento con la saga originale di Lucas, pur mantenendone i dettagli, e incentrandosi su dei personaggi completamente nuovi, tutti da scoprire, e il primo, il più iconico, è Mando, The Mandalorian, interpretato da Pedro Pascal. E qui il vero nome del mandaloriano è Din Djarin, come viene rivelato nell'ottava e ultima puntata. Allora, il personaggio di Mando sulle prime potrebbe sembrare un po' piatto, perché insomma, per tutta quanta la serie deve sempre indossare l'elmo, lo vediamo che è sempre così sull'attenti, sul chi vive, non si fida molto delle persone. Certo, può sembrare piatto, per come anche lo sto descrivendo, però sotto l'elmo Pedro Pascal riesce addirittura a dargli un carisma, perché non è come Jango Fett, che ha proprio un'impostazione militare, come anche gli altri mandaloriani. È proprio una persona anche emotiva sotto l'elmo, e lo vediamo varie volte in questa serie tirare fuori, cioè si possono percepire le sue emozioni anche sotto l'elmo. È un cacciatore di taglia della Gilda di Nevarro, e si guadagna da vivere appunto cacciando nel parsec intorno a lui vari criminali, prendendosi le taglie migliori che il suo datore di lavoro Griff Karga, ovvero Carl Weathers, gli fornisce. E Carl Weathers, me lo ricordo sempre perché è Dillon di Predator, il nero, ed è anche Apollo Creed nella serie di Rocky. E Carl Weathers è stato chiamato per questa serie per interpretare il capo della Gilda dei Cacciatori d'Italia, Griff Karga,
che è anche lui un personaggio molto simpatico per tutto quanto il ciclo di storie. Che appunto riguardo il ciclo di storie dovrò fare un piccolo discorsetto dopo, perché di questa serie in generale non ho quasi niente di negativo da dire, se non unica nota negativa, una cosa legata proprio al concetto di narrativa, ma ci arriveremo dopo. È una piccola cosa che non dà moltissimo fastidio, ma a me ha dato personalmente un po' di fastidio, neanche fastidio, un po' di delusione. Ma a parte questo, anche Carl Weathers mi è piaciuto molto e Mando lo vediamo in questa serie prendersi cura del piccolo Baby Yoda, ovvero The Child, il bambino, che è questo batuffolino, questo Yoda in miniatura che è diventato subito un fenomeno di massa, cioè è diventato proprio un'icona di Star Wars in 4.48. Ed è questo anche che apprezzo sempre di Dave Filoni e John Favreau. Questa idea l'hanno avuta insieme, basandosi sul lavoro di George Lucas, e sono riusciti con questa semplice idea di prendere Yoda e trasformarlo in una versione mini a creare un fenomeno. E io proprio non so che cosa dire, insomma, questo è un personaggio, Baby Yoda è un personaggio che appare poco, te lo fanno sudare, ma Dio santo se vuoi vederlo in continuazione sullo schermo. Io sono un tenerone, l'ho sempre detto, e quando vedo queste cose come i Porg vado sempre in estasi, sono meravigliosi, le creature di Star Wars mi fanno sempre impazzire, e Baby Yoda è il centro della trama. E sinceramente, se mi avessero detto quando è uscito il trailer che la trama verge intorno a un mandaloriano che deve accudire un Baby Yoda, avrei detto che è sta minchiata, cioè è proprio una schifezza, ma che schifo di trama è? Ma per come viene resa sullo schermo e per come viene anche resa interessante grazie alla creazione della lore, di tutti quanti i dettagli anche in sottofondo che non subito ti vengono rivelati ma che devi scoprire pian piano nella serie, funziona alla perfezione. Baby Yoda lo vediamo che usa i poteri della forza proprio come il maestro Yoda, oppure Yaddle, che era una versione femminile di Yoda nel Consiglio Jedi, la minaccia fantasma è mai più rivista, e il mistero verge intorno a lui, perché c'è questo qui, il cliente, ovvero Werner Herzog, che è un grande regista. Proprio mi chiedo come siano riusciti a contattare Werner Herzog per fare questo progetto. Werner Herzog ha diretto vari classici, anche capolavori, come Fitzcarraldo, oppure il Nosferatu del 1971, davvero molto belli. E Werner Herzog è sempre un regista molto, direi, privato, che si concentra su prodotti tutti suoi, non sempre si presta a ruoli per altre serie che non gli appartengono. E se sono riusciti a chiamare Werner Herzog a fare anche solo una piccola parte, ovvero quella del cliente in The Mandalorian, vuol dire che anche lui ci ha visto qualcosa all'interno della serie. La serie prende moltissimo, soprattutto sia dalla mitologia lucassiana che proprio dalla narrativa classica, e soprattutto anche un tributo a Sergio Leone, perché è come Han Solo, ovvero Solo a Star Wars Story, un western spaziale, un western sci-fi ambientato nello spazio. E queste tematiche funzionano perfettamente, è come prendere un cavaliere medievale, ovvero Mando, il Mandaloriano, e metterlo in un contesto western. Tipo immaginarsi un cavaliere che usa le pistole, le rivoltelle, e funziona perfettamente. Queste ambientazioni sempre desertiche, tipo Arvala Set oppure Tatooine, come vediamo nel quinto episodio, sono continui riferimenti, anche Nevarro, se proprio vogliamo, è un villaggetto western, sono continui rimandi alla cinematografia di Sergio Leone and Company, veramente studiata alla perfezione. Poi tra i vari personaggi abbiamo Nick Nolte nei panni di Quill, che è questo Ungnaut, spero di aver pronunciato bene, Ungnaut, che anche lui generato un fenomeno di massa come Baby Yoda, ovvero ho parlato. Ogni volta adesso che qualcuno deve fare un'affermazione nei commenti di Star Wars su Twitter o Facebook, vedo sempre che mette "So I spoken, ho parlato". È incredibile, semplici cose come Baby Yoda oppure una semplice frase come "ho parlato" generano un interesse, un fenomeno culturale proprio, da diventare proprio parte della cinematografia e anche proprio un'icona televisiva. E Quill è entrato anche nei cuori dei personaggi, non solo perché è interpretato da Nick Nolte, ma soprattutto anche proprio per questa sua verve, che genera un modo di parlare tutto autonomo come Yoda, che ha questa parlantina veramente strana, ma in più è un personaggio carismatico, serio, con dei principi morali che se intraprendessi una discussione con lui vorresti ascoltarlo per ore, per quello che ha da dire. Parla in maniera interessante, lui ha un passato da schiavo imperiale, era schiavo dell'impero, che con il duro lavoro della sua schiena per tre vite umane
si è riscattato dal suo debito e quindi adesso si è conquistato la libertà vivendo su Arvala 7. Ed è veramente un peccato quando muore alla fine della serie. Ovvero nel settimo episodio, quando gli scout trooper sugli speeder lo inseguono mentre porta via il bambino a bordo del Blurg. È veramente un peccato quando si vede che lo folgorano e prendono il bambino per portarlo dal cattivo Moff Gideon. Veramente un personaggio per cui ho fatto il tifo, ma fin da quando si vede che gli speeder sono alle sue spalle e lui non riesce ad arrivare alla Razor Crest, capisci subito che è giunta la sua ora e te ne dispiace veramente molto. Un personaggio così carino e simpatico, davvero un peccato. Poi è il turno di Taika Waititi nei panni di IG-11, il droide che vediamo negli episodi 1, 7 e 8, e che è il regista dell'ottavo episodio. Difatti, piccola osservazione, l'ottavo episodio è intriso, almeno nella prima scena, di comicità tipica di Waititi. Waititi ha diretto Thor Ragnarok e anche Jojo Rabbit, film che ho amato entrambi, Thor Ragnarok un po' meno, ma Jojo Rabbit un vero capolavoro. E Taika Waititi anche in questo caso non delude, ha anche lui lavorato alla scrittura di The Mandalorian, e infatti la primissima scena che riguarda gli Scout Trooper che si mettono a bisticciare tra di loro per la custodia di Baby Yoda, oppure che si mettono a fare il tiro al bersaglio con le lattine per dimostrare che gli Stone Trooper erano una mina di merda, e Taika Waititi al 100%, cioè Taika Waititi puro nella sua forma più grezza. Anche se ammetto che onestamente temevo che l'intero ottavo episodio sarebbe stato una roba comica che snaturava i temi di The Mandalorian. No, solamente la prima parte è comicissima, il resto è tutto quanto abbastanza tragico. Non esattamente nelle corde di Taika Waititi, perché vabbè, c'è stato Jojo Rabbit che pur essendo comico ha un contesto davvero da farti venire i brividi, il nazismo eccetera. Però The Mandalorian si è veramente superato in fatto di serietà, mantenendosi sui toni della serie vera e propria. Thor Ragnarok non mi sarei mai aspettato che avesse così tante battute colorate o variopinte, e invece le aveva modificato proprio a secondo dei suoi gusti. The Mandalorian invece si è tenuto, tra virgolette, al guinzaglio. È un peccato perché si vede che è un po' frenato Taika Waititi, però davvero sorprendente come sia riuscito a gestire il tutto. Poi veniamo a Gina Carano nei panni di Cara Dune, che era un assaltatore, cioè delle truppe da sbarco ribelli, della ribellione, ed era nativa di Alderaan, il pianeta distrutto in Nuova Speranza, il pianeta d'origine di Leia Organa, anche se in realtà il suo pianeta d'origine era Polis Massa, ma è un dettaglio che quasi nessuno conta mai. E lei è un personaggio che mi è piaciuto fino all'inizio, perché insomma dal quarto episodio si vede che c'è questa soldatessa che sembra tutto muscoli, serietà, e invece è un personaggio carismatico che semplicemente vorrebbe starsene in pace per i fatti suoi. Però se si tratta di affrontare qualcuno come il cliente, che è un ex imp, un imperiale, le piace menare le mani. La si vede che cerca di guadagnarsi da vivere in questo piccolo pianeta. E vabbè, è un personaggio che non è veramente molto approfondito, però quel che basta per fartela piacere subito. Le sue interazioni con Mando sono sempre godibili. E vabbè, più che altro il suo episodio principale è il quarto, ovvero quando sono su questo pianeta che dovrebbe essere un semplice pianeta di agricoltori e di contadini, che però viene invaso da questi predoni, questi pirati. E allora Mando e Cara cercano di risolvere la situazione proteggendo il piccolo e proteggendo anche il villaggio. E è interessante, è veramente interessante la sua backstory, peccato che non venga esplorata a pieno. Si sa che lei ha delle truppe da sbarco ribelli, che adesso però è una fuggitiva perché ha disertato della Nuova Repubblica. Spero che nella seconda stagione, se ritornerà, avremo qualche dettaglio in più del suo passato, perché al momento è tutto un po' vago. Non esattamente negativo come dettaglio, però avrei preferito qualche dettaglietto in più su Cara Dune. E ora invece veniamo al personaggio principale che volevo vedere fin da quando sono usciti i trailer. Però quando ho visto Baby Yoda già alla fine del primo episodio, non ho desiderato vedere altro nella serie. Però il desiderio c'era, e il personaggio che aspettavo di più era Giancarlo Esposito nei panni del Moff Gideon. Un personaggio che mi hanno fatto davvero sudare. Non appare per tutta la serie se non fino al settimo episodio, alla fine del settimo episodio, e nell'ottavo episodio abbiamo uno scorcio di quello che potrebbe essere Moff Gideon, e sono sicuro che nella seconda stagione che hanno finito di girare da poco lo vedremo al pieno del suo potenziale. Che dire, compare poco, perché compare poco è innegabile, ma quanto basta per farti mettere un hype allucinante. Quelle poche scene che ha sembra di vedere Gus Fring proiettato all'interno di Star Wars.
E adesso purtroppo sto vedendo su Netflix Better Call Saul, in cui ritorna Giancarlo Esposito. Purtroppo per via dell'emergenza le puntate non sono più doppiate in italiano. A me non è che piaccia tantissimo guardarmi le puntate in lingua originale. Se sono costretto me le anche guardo con sottotitoli italiani. Però se posso voglio ascoltarmi in lingua italiana il film o la serie. E vabbè, mi sembra di vedere il Gus Fring di Better Call Saul trasposto però in Star Wars. Quando nella sequenza finale, dopo che il suo TIE Fighter viene abbattuto, lo vediamo con la Darksaber di Sabine o di Maul o Previsla, che taglia la paratia ed esce con questa posa fierissima, hype a mille. Cioè, io non sono mai stato un grande fan di Clone Wars o Rebels, l'ho sempre detto, però alcuni dettagli come la Darksaber, finalmente vederlo trasposto in CGI, cioè in live action, hype a mille, semplicemente hype a mille, pensando anche ai prossimi scontri che potremo vedere nella seconda stagione. Proprio un colpo di scena che non mi aspettavo di vedere. E Moff Gideon è un personaggio non molto carismatico, ma sono sicuro che lo vedremo esplorato meglio nella seconda stagione, dal momento che si sono conservati. Però, appunto, parlando della narrativa, l'unica cosa negativa che mi viene da dire riguardo questa serie è che, va bene, tutti gli episodi, nessuno escluso, sono stati meravigliosi. Il primo è di Jon Favreau, il secondo è di Dave Filoni, il terzo è di Deborah Chow, e Deborah Chow secondo me è molto dotata come regista e sarà in più la regista della serie su Obi-Wan Kenobi, con protagonista di nuovo Ewan McGregor. Si sta parlando in questi giorni della possibile trama di Obi-Wan, non c'è niente di confermato, però Deborah Chow, nonostante i cambi di sceneggiatore e quant'altro, Deborah Chow rimane fissa come regista. E la cosa non può farmi altro che piacere. E va bene, ripeto, tutte quante le puntate, anche l'ultima di Taika Waititi, sono meravigliose a livello registico e anche di trama. Però, e qui c'è il mio però, gli episodi 5 e 6 sono nulla. Sottolineo nulla a livello narrativo. A livello registico sono sempre meravigliose, non dico di no. Ma a livello narrativo il 5 e il 6 sono il niente. Mi riferisco agli episodi di Tatooine e l'episodio del carcere della Nuova Repubblica. Semplicemente deludenti. Ma perché? Non perché ci sia il fanservice esagerato alla J.J. Abrams. J.J. Abrams è anche bravo quando fa il suo fanservice. L'importante è non strafare. In questi episodi non è che si straffa con il fanservice, perché Tatooine rivedi la cantina, rivedi i Topo Rider, rivedi i Javas, rivedi i droidi con il monocolo. Bellissimo, sì, ma la trama non esiste in questi episodi, o meglio la macro trama. Gli episodi 1, 2, 3 e 4 te li vedi anche di fila. Se io saltassi gli episodi 5 e 6 e arrivassi direttamente al 7 e all'8, non mi sarei perso nulla, onestamente. Perché nell'episodio 5 c'è da affrontare una semplice mercenaria, ovvero Fennec Shand, mi sembra che si chiamasse così, e c'è questo Toro Calican, che è un aspirante cacciatore di taglie, che però poi si rivolta contro Mando, scoprendo che ha una taglia perché ha fatto scappare il bambino. Tutto qui. Non c'è nessuna macrotrama, non c'è un collegamento con gli imperiali, non c'è un collegamento con Griff Karga, non c'è niente, c'è semplicemente Mando che atterra su Tatooine per un guasto, e deve affrontare questi problemi. Niente trama. E invece nel sesto episodio, riparato il guasto, si vede Mando che va in questa stazione per incontrare dei vecchi amici, dei vecchi colleghi, che possono dargli un lavoro per guadagnarsi dei crediti per sparire nell'orlo esterno, e deve entrare di nascosto in un carcere della Nuova Repubblica con questa banda di loschi figuri, mercenari che si vede subito che lo tradiranno, proprio scontato. E niente, lo tradiscono, lui deve scappare dal carcere, va via, si vendica di quelli che lo hanno tradito, fine. Tutto qui la trama. Veramente, mi sembra che gli episodi 5 e 6 li abbiano messi solamente per fare numero nella stagione, perché altrimenti c'erano solamente 6 episodi veramente importanti, ed erano troppi pochi 6 episodi. Quindi hanno detto, facciamo altri 2 episodi, ma sono dei riempitivi. Ma non esattamente, perché insomma ci ho visto uno schema in questi 2 episodi. Le cose importanti sono il finale di questi episodi. Per esempio, se notate, non vediamo più chi è la figura misteriosa che si vede alla fine dell'episodio 5 che si avvicina al cadavere di Fennec Shand. Cioè, c'è questa figura che gli si vedono solo le gambe, si sente il rumore degli stivali di Boba Fett, e secondo me quello è Boba Fett di Tatooine,
ma non vediamo chi sia. E in più non è Moff Gideon, cioè non è nessuno nella stagione. Quindi perché mettere questo colpo di scena finale se non ci viene rivelato mai in tutta la stagione chi sia? Perché sicuramente torneremo su Tatooine nella seconda stagione e ci verrà rivelato chi fosse. Ma io punto già il dito su Boba Fett, perché in più Fennec Shand, prima di morire per mano di Toro Calican, dice che aveva un contatto che l'aspettava. Potrebbe essere Boba Fett, secondo me, come mercenario. E invece nel sesto episodio si vede semplicemente che il contatto di Mando, che era il detective Less di Batman Begins, non lo si vede morire nella stazione quando arrivano gli X-Wing a bombardare tutto. Scappa, secondo me. E in più la gang dei mercenari rimane bloccata nella prigione, imprigionati. Secondo me torneranno a rompere le scatole nella seconda stagione. Ma ripeto, eccetto questa introduzione e il finale di questi due episodi, il 5 e il 6, se li levassimo dalla stagione, nella prima stagione non cambierebbe nulla. Si può benissimo saltare dal 4 al 7, non mi cambia niente. Ed è veramente deludente come cosa. Ma vabbè, comunque non dico che siano brutti, sono comunque godibili, ma a livello narrativo mi aspettavo di più da questi episodi. Eccetto il fanservice, tipo nella prigione si vedono un Lardegliano di Solo, oppure Ian Sant che doppiava Jar Jar Binks in Nuova Speranza, in La Minaccia Fantasma, doppia questo mercenario che scherza sui Gangan. Per questo tu non vuoi mostrare la tua faccia? Divertente, sì, ma ci si ferma lì, puro fanservice. Invece, per quanto riguarda il futuro della serie The Mandalorian, è già in programma la seconda stagione, che spero arrivi prima possibile, proprio non sono in hype. E invece la terza stagione sarebbe già in fase di scrittura, sembrerebbe, per fare una trilogia su Mandaloriano. Nella seconda stagione penso che dovremmo vedere Rosario Dawson a interpretare Ahsoka Tano finalmente in live action. Ahsoka è un personaggio che non mi ha mai fatto impazzire, ma la trovo veramente un bel personaggio, che trasposto sul grande schermo col volto di Rosario Dawson ci starebbe da Dio. Ma ovviamente partono già le polemiche che lei non funziona, non è perfetta. Per tutte le volte che ho sentito, ma Christian Bale non sarà mai Batman, Daniel Craig non sarà mai 007 perché non ci sta per niente, con tutte le critiche che ho sentito in sti anni sui casting, me ne frega veramente poco. Per me Rosario Dawson è una bravissima attrice e ci sta. Vediamo poi. L'importante è vedere il risultato e la performance. Ma ripeto, gli effetti speciali in più per una serie televisiva, 25 milioni a puntata, sono parecchi soldi. E funzionano, gli effetti speciali sono meravigliosi, sembra di vedere un film. E avrei preferito appunto che tale qualità anche nella narrativa ci fosse anche in L'ascesa di Skywalker. Ripeto, per me la trilogia sequel era validissima fino all'episodio 9. Il 7 e l'8, cioè il 7 è carino, l'8 per me è un capolavoro, il 9 ha vanificato ogni cosa perché non avevano le idee chiare su che cosa fare col 9. Accontentiamo i fan, ma se li accontentiamo poi ci saranno altri che si incazzeranno, quindi accontentiamo entrambi creando malcontento generale. Questa è l'idea che mi sono fatto io guardando la trilogia sequel. Ma invece in questa serie ho trovato il 90% dei fan tutti concordi. È fatta bene, non ci sono incongruenze e c'è cuore, c'è molto cuore. Ma anche nella trilogia sequel io ho visto cuore, solo mal riposto, cioè il cuore c'è, tutti quanti quelli che hanno lavorato ai film di Star Wars sono dei fan loro stessi, semplicemente il loro cuore è mal riposto, l'hanno sfruttato male. Non gliene faccio neanche una colpa a J.J. Abrams per aver smerdato episodio 8, che altro poteva fare? Non concordava con la visione di Rian Johnson, però non è così che si lavora, proprio a livello professionale non è così che si lavora. Invece in questa serie notiamo come Jon Favreau e Dave Filoni e vabbè anche Taika Waititi fossero coesi, fossero uniti in un prodotto del genere. Ci hanno messo impegno, cuore e coerenza. E io mi aspetto lo stesso anche dalla prossima stagione. E spero anche che nei prossimi progetti di Star Wars, come la serie su Cassian Andor, che non mi frega particolarmente, spero che sarà interessante. Vabbè, c'è sempre Gabriel Luna. Ora Diego Luna, non mi ricordo più, Diego Luna o Gabriel Luna, nei panni sempre di Cassian Andor. Spero veramente che ci metteranno cuore, passione, che la storia sarà interessante. Stessa cosa la voglio in serie su Obi-Wan Kenobi. E spero che il nuovo ciclo di storia, ovvero sulla Alta Repubblica, che intanto sarà solamente limitato a libri e fumetti, che però voglio leggere, e poi magari si adatteranno in un film, spero con tutto il cuore che saranno fatti bene e con una certa coerenza narrativa.
Lo stesso vale per Jedi Fallen Order 2, che uscirà nel 2022. Ebbene ragazzi, io a questa serie in generale come voto do un 8,5, perché mi ha veramente soddisfatto. Questo like, non ci sono gameplay e molto di più. A presto!